Ciao a tutti e benvenuti nel 2021 insieme allo chef Petò, lo cuoco del Press a Puoca. Oddio ragazzi, che dolore di schiena, che male di panza, che gonfiore! Le feste natalizie sono veramente uno sfacelo, una tragedia! E poi tutto quel cibo che ci avanza. Eh sì, perché in ogni casa scuolana, si può dire in ogni casa italiana, alla fine delle feste di Natale ci avanzano un sacco di roba. E allora oggi faremo un piatto bello, gustoso, che fa figura con un po' di robetta d'avanzo. E già dal nome questo piatto evoca cene di gala e ricevimenti da VIP. Faremo il cotechino in crosta. Gli ingredienti? Ora ve li faccio vedere. Prima cosa, mi sono ritrovato per casa un cotechino solo in ramingo, avanzato dall'ecatombe natalizia. Eccolo qua. E poi, girando per il frigorifero, ho rinvenuto anche una cortecianetta di lenticchie già cotte. Eccola. Aggiungiamo i tre classici odori, cipolla, sedano e carota, un cucchiaio di burro, un po' d'olio extravergine di oliva, un tuorlo d'uovo, un po' di panna fresca liquida e un bel rotolo di pasta brisée presa al supermercato. Spesa totale al di fuori del cotechino e delle lenticchie, qualche euro. Poi naturalmente se le lenticchie non ce l'avete le dovete comprare, qualche soldo in più se ne va. Ma facciamo per semplicità che do lenticchie avanzate pure a voi. E che mo non ci stanno due lenticchiette avanzate dentro al frigorifero. Come prima cosa, buttiamo la confezione del cotechino nell'acqua bollente, dove lo faremo bollire per 10 minuti. Altra cosa da fare subito è accendere il forno a 180 gradi. Nel frattempo facciamo un bel trito di odori. Mettiamo in padella un po' d'olio e il burro e ci buttiamo dentro il trito. Dopo un po' aggiungiamo le nostre lenticchie avanzate, mescoliamo e facciamo andare per un po'. Dobbiamo far diventare questo composto bello asciutto, poi lo trasferiamo nel mixer e frulliamo tutto, in maniera da avere una bella crema solida. Ecco qua, dentro una cucumetta. A questo punto ritiriamo il cotechino dal fuoco, lo scartiamo, togliamo la pelle e lo lasciamo raffreddare. Adesso tiriamo fuori la pasta brisée. Mi raccomando, non prendete la pasta sfoglia, che come dice la parola stessa, si sfoglia tutta. La pasta brisée è più adatta. Stendiamo il rotolo su un pezzo di carta forno, mettiamo qualche cucchiaio di crema di lenticchie al centro, ci mettiamo sopra il crotechino senza pelle, così, poi lo ricopriamo con altra crema di lenticchie, in questo modo. A questo punto avvolgiamo la pasta brisée tutta intorno al cotechino, la chiudiamo a caramella, tagliamo via la pasta in eccesso e la riutilizziamo per fare dei motivi ornamentali, che ne so, stelline, rombi, vedete voi. E voilà, sopra l'impasto, così. Ora facciamo una miscela di tuorlo d'uovo e panna liquida. E poi ci spennelliamo la superficie del biscottone. Poi inforniamo nel forno preriscaldato a 180 gradi e ce lo teniamo 30 minuti. Veloce, semplice, lineare. Quando sforniamo il cotechino in crosta lo facciamo intiepidire per una decina di minuti, se no si sframmica tutto quando lo tagliamo. Eccolo qua, bello e tagliato. Ed ora che ci beviamo insieme? Beh, io direi un ottimo Bruno di Vespa, un vino del Salento veramente notevole, per il quale non finirò mai di ringraziare l'amico Vicky per avermelo segnalato. In Ascoli lo possiamo trovare da Poppas in Piazza del Popolo. Beh, si dice che una delle abilità necessarie dei cuochi sia quella di gestire le materie prime e riciclare le preparazioni. E io ho cercato di adeguarmi. Orca miseria, più riciclate del così. Buon appetito col cotechino in crosta. Spiega l'assaggio, eh. Buonissimo. Che poi vedi, come dicono i grandi cuochi, abbiamo destrutturato i sapori e poi li abbiamo riassemblati con una composizione diversa che mantiene però lo stesso bouquet. Vabbè, ho capito, facciamo rimanere zitta. Alla prossima!